Un saluto a tutti e ben ritrovati a The World 125 nuovamente su Edge of Iron 4, la nostra campagna con Ching Chai. Ormai la Manciuria è un vecchio ricordo, signori. Sono riuscito nel passaggio di episodio ad annettere la Corea. C'è un comando molto semplice, annex più la tag che è core. E mi sembrava corretto che la Corea fosse nostra, ce la siamo conquistata. Ho dichiarato guerra immediatamente dopo, ha aggiornato anche il fronte cinese, quindi fanculo la Corea. Questa è giustizia divina. Allora, Falkenhausen lo mettiamo qua. Tu invece mi vieni qui. E tu con le tue 6 divisioni vieni invece qua. Allora, tu mi fai un attacco dritto lì. Tu mi fai un attacco dritto qua giù. E Falkenhausen dannata. C'è anche qualche veterano, è Seasoned ormai. Hanno fissato finalmente la cosa e non devono, possono resistere un po' di più. Vabbè. War hero. We'll be hero just for one day. Ok, i giapponesi sembra che si stiano ritirando in pace. Tu non te ne stai andando, perché no? Tu non te ne stai andando, se non se ne vanno via, se, sì. No, dove vanno, boh? Se ne vanno via di qua. Ti offro il passaggio se vuoi. Ask to join faction, cioè ci fa giocare la fazione ma non ci dà. Però avrei bisogno di joinare comunque la fazione col Giappone. Anche se non so quanto convenga. Abbiamo nuove factory, vabbè, andiamo a boostare un po' le infrastrutture. No, per il momento no, abbiamo bisogno solo di fabbriche. Giù di fabbriche pesantemente. Questa è la zona più ricca della Cina, tra l'altro. Hanno una divisione qua, due. Ok, Falkenhausen non dovrebbe avere troppi problemi a sedare questi rivoltosi. Questa è la zona più ricca della Cina, piena di risorse. Adesso la Cina è abbastanza inutile. Allora, Hungary join Alas. Ok, io direi di non perdere ulteriore tempo. Staff plan, dammi il bonus per pianificare il tutto. Legionari Germania join the Axis. Wow, tu hai preso qualche tratto a quanto pare. Organizer, infantry leader. Max planning più 10, flash plan, logistic wizard, supply consumption meno 20 lo trovo fondamentale. Grazie. Lo trovo davvero fondamentale. Ok, direi che siamo al buono qua. Planning bonus, aspettiamo che arrivi il planning bonus al massimo. Legionario di Bulgaria ha joinato l'asse, per lei niente evento perché siete stronzi. L'Italia non riesce a sfondare come al solito l'Italia non riesce a sfondare qua. La Jugoslavia ancora continua a vivere. Incredibile, ma vero. Italia in Grecia come la realtà. Allora, direi che ci siamo quasi. Abbiamo raggiunto il massimo. Dichiariamo guerra a sto clan G qua. Declare war. Boom, bitch. Giubbotte, jukebox, rallentiamo, ma che tu direi che puoi attaccare qua senza alcun tipo di problemi. Abbiamo parecchi equipaggiamenti. Continuiamo, visto che manpower non ci manca. Ok, antitank, abbiamo anche degli antitank addirittura. Ok, voi non siete assolutamente... No, non potete assolutamente essere una sfida per le nostre truppe. Ok. Il fronte è già collassato, vedo qua, bene. Cerchiamo di fare una cosa di questo tipo. Poi ci concentriamo anche su questi. Mentre con i punti che abbiamo, mentre artiglieria siamo in negativo, quindi cancellane una. Anzi due.
Abbiamo Mountaineer Division, che sono molto deboli. Infantry Battalion, Infantry Battalion, Infantry Battalion. Infantry Battalion, vedo che adesso ne costa di più, adesso c'è il limite, bisogna potenziarle. Ok. Mi sembra un buon... Una buona divisione, possiamo metterci supporto artillery. Fare save. Pa, 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 pa. Redemption Army, queste le poi le cancelliamo. Motorized sono da modificare. Imperial Guard Division. Tra virgolette andrebbe aumentata di potenza di... No, perché ci ho messo Mountaineer? Pardon? Ci ho messo un Mountaineer. Piano piano arriviamo a 40. Artillery. Adesso facciamo la 32. 32 è una strana combat whip. Potrei avere dei problemi poi con i supplies, vabbè. Vediamo quanto andiamo in deficit. Beh, non più di tanto, dai. Non siamo andati tanto sotto. Falkenhausen, attacca, dai, non aver paura, Falkenhausen. Non abbiate paura della morte. Si tratta semplicemente di reclamare ciò che no. Voi perché non ve ne state andati e mi state pattugliando i porti? Vi siete messi sui porti, anche perché se non vi do il passaggio... Manchu War, what? Ah, siamo noi, dicevo, che cazzo è? Dicevo, no, il Giappone. Il Giappone si stava facendo un claim supporto in German Reich. German Reich. Yavol. E arriva la Bulgaria a salvare l'Italia questa volta. Addirittura i bulgari salvano l'Italia. Non c'è limite al peggio. Quando uno pensa di averle viste tutte, tu perché attacchi così? Ma sei proprio demente. Vai qua, Nanning. Ok. Go, 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 go! No, non va bene che tu faccia così perché sennò ci veniamo tagliati fuori. Ok, stiamo pushando su tutta la linea. Push the attack, push! Vai a Guangzhou, squadra di Paolo Cannavaro. Oh, bitch. You've been surrounded. Da qua rischiate di fare una brutta fine. Rischiate di fare una fine atroce. Di patire le più atroci sofferenze. Pa-pa-pa-pa-pa-pam. Cosa possiamo modificare? Purchase tanks. Potremmo ancora fare un bel tubazzo. Construction speed più 10%. Quel construction speed più 10 mi piace. Ricerchiamo i metalli carri. Andrei per quelli pesanti. Andiamo per quelli pesanti, dai. Pochi ma buoni li voglio. Ok, direi che abbiamo completamente circondato qualsiasi cosa possa sembrare allora, cosa possiamo ricercare? Sicuramente qualcosa di industriale. Industrializzazione alle porte. Qua li vedo belli circondati. Qua pure gli arriviamo alle spalle. Qua ancora lunga quel combattimento lungo fiume.
Qua non siete circondati solo perché io ho deciso che non siete circondati. No, tu vai a farti tutta la costa. Ti fai un viaggio sulla costa. On the coast, bitch. Ah, c'è anche Xibei Xibiang. La potenziamo l'artiglieria. Iniziamo comunque a costruire quello. Ci serviranno sempre di più. I support equipment li metteremo dentro l'esercito tutti di un botto. Fa anche il caso che voi moriate. È la vita, è la brutta vita dei circondati. Ops. Che qua ci sono 5 divisioni che dovete stare molto tranquille. Ok, siete più tranquille così. Troppo difficile per lui. Allora, qua abbiamo più niente da fare. Chinese Panzer! Sino Tank Plant da 2 slot. Wargaming. Ci dà National Game Maximum Power Increase. Uno Land Doctrine mi interessa, quel più uno alla Land Doctrine. Oh, German Reich Declare War in Yugoslavia. GGVP Yugoslavia. E anche tu sei in guerra, immagino, con... Perché tu non sei in guerra con... Sei un cacchio di vassallo, devi essere in guerra, sennò la Germania mi... Oh, cosa mi tocca vedere? La Grecia che si prende tutta l'Albania. Oh, misericordia. Oh, Italia, che brutta fine che fai ogni volta. Però qua stai recuperando in Libia. Brava Italia che recuperi in Libia. Qua ti regalano anche il territorio, ma non ti vergogni un po'? Tu no, tu sei stronzo e non entri in guerra. Questa è proprio la cazzata, è quello che vi dicevo all'inizio della partita, perché la Croazia non entra in guerra? È un puppet. Vabbè, almeno la Jugoslavia sta venendo distrutta. Come un po' questi qua stanno venendo distrutti a quanto pare. Senza se e senza ma stanno venendo distrutti. Tu continua nel tuo viaggio che gli arriviamo alle spalle. Quanto ti manca la Capitolazio? Tu fatti tutta la spiaggia. Qua c'è una città, tra l'altro. No, non produciamo i carri della Grande Guerra, perché no. Produci più artiglieria piuttosto, ma non i carri della Grande Guerra. Ok. Taratarataratarang. Oh, Tannu Wot che era qua da qualche parte. Tannu Tuva. Ciao Tannu Tuva. Qua sei divisioni che resteranno in pace. Sarete ricordati negli annali della storia. No, dove è andato quel cavaliere? I cavalieri della Tavola Rotonda mi servono per pulire. Qua Chongqing hanno addirittura, Nanjing hanno addirittura delle truppe. Addirittura. Abbiamo un deficit di artiglierie. Ah, perché abbiamo reclutato delle nuove unità. Onesto. Onesto. L'Ungheria, va bene. Tra l'altro ho sbagliato le divisioni. Perché quelle che avrei dovuto fare erano queste. E invece io ho fatto queste. C'ho un po' di confusione in questo momento. Quante ne ho di queste divisioni? 13. Di queste ne ho 8. Cosa sto reclutando qui? Manchu Blobling. A Kunmi 940. Non so, ho modificato l'Imperial Guard che sia più forte. Ok, no, niente. Pensavo di aver fatto una stronzata invece. Mi sono comportato abbastanza bene. Signori qua, chiudiamo sta guerra.
Non dire sacco se non, non dire gatto se non c'è nel sacco. Oh, qui che cacchio è successo? Gente, Hong Kong, minchia Hong Kong. Ovviamente io voglio il Vietnam, voglio tutta questa zona. Oh, sono capitolati. Take all states. E non me li fa mai prendere perché sei stronzo. Perché devo fare sto giochino così perché è molto più intelligente invece far così. Take all states and turn. Perfetto. Done. Nuove fabbriche. Abbiamo un po' di alluminio. Allora, qua possiamo ridistribuirci. Alluminio me ne dai un po', German Reich. Gomma, German Reich ne ha un po'. Ne ha uno da darci, ce la dà. Ce la dà, ce la dà. Adesso Falkenhausen, Falkenhausen. Ovviamente noi siamo interessati a questo territorio qua. Ovviamente tu vieni sempre quassù, mentre tu mi vieni sempre quassù. Siamo vicini alla Burma Road, eh. Ci avviciniamo sempre di più alla Burma Road. Abbiamo due fabbriche in più, mettiamole sempre lì. No template, lo so, ma ci arriveremo prima o poi ad avere dei template. Comunisti non esistono più. Jugoslavia capitolata. Boom, bitch. Ah, la Croazia è entrata alla fine in guerra. Sì, ok. La Croazia è entrata in guerra. Madonna, che border gore che sto guardando. I Balcani sono sempre orribili da guardare. Un border gore incredibile. L'Italia che ha perso tutta l'Albania, ma resiste. Adesso arriverà la Germania, come al solito. Come suo solito, la Germania arriverà in aiuto degli alleati. Ah, Italia, Italia. Che brutta fine che stai facendo. Poi c'è ancora questo quassù da castigare. Perché la Ching China is big in Japan. Tonight. Stiamo ricercando un po' di cosette, vabbè. Velocizziamo a 4. Ching China. Let's say China. China, China, China. Abbiamo delle decisioni available. Release the bandits, no, release the bandits. Shut down the ungranted grass. Sì, shut it down, bitch. Non abbiamo più bisogno. Non abbiamo più bisogno di sta roba che abbia meno. Anche se costruiamo è meno affidabile, però. Boh, non so se ne sia valsa la pena, vabbè. Teoria abbiamo 98.000. Kingdom of Croatia is capitulated. Già meno border goroso di prima, quantomeno. C'è la Germania che dovrebbe dare questi territori all'Italia, però. Allora, tu ce la fai a farmi il solito staff plan. Extra supplies. Ok, busta sul. Busta un po'. Questo mi sembra proprio facile, questo staterello qua, eh. Mi sembra proprio facile, easy peasy. Artillery improved. Visto che non avremo nulla di antiaereo, ricerchiamo l'antiaereo. Poi ricerchiamo anche le nuove industrie. Falkenhausen che è già praticamente al massimo, dichiariamo guerra anche a questi. Col Giappone che sta facendo claim su tutti a cazzo. Non hai capito che arrivo sempre prima io di te. Boom. Disregarding losses pushate. Capitale che è già caduta, questo dovrebbe essere proprio facile facile. Se il Giappone non porta via queste unità mi creano molto disturbo. Le distruggo tutte io per il Giappone se le ricrea lui. Non mi interessa perché mi crea proprio disturbo mentale che stiano qua e non vadano via. Lo vuoi il passaggio? Te lo offro. Offer, perché non lo vuoi? 120. Vabbè, sei stronzo. Allora te le distruggo e te le ricrei poi te, non mi interessa. Non vedo perché non ti devi portare via le tue truppe dopo che è finita una guerra. Oh shit, la Germania non ci concede più. Germany, migliamo le relazioni con la Germania a sto punto. No, ci vuole già abbastanza bene la Germania. E vedo che l'Italia finalmente, dopo con l'aiuto della Bulgaria, è
è riuscita a fare qualcosa. Qua c'è ancora delle sacche di... Ah, questo Italia lì lasciato così, che brutto. Mentre qua c'è la guerra in Africa che prosegue, una guerra in Africa plausibile. Perché qua non sei capitolato che hai perso la capitale? Perché sei stronzo. Perché sei una brutta persona. Ok. E anche queste le abbiamo tolte. Prossimo episodio conquistiamo questi qua giù, che abbiamo il War Goal. Mongolia anche abbiamo il War Goal. No. E se tra l'altro in una fazione con l'Unione Sovietica, quindi per carità di Dio. Per carità di Dio. Ok, questa è stata molto easy. Io direi che la prossima guerra è con gli alleati. C'è anche il Siam che mi sta un po' sulle palle. Questo ciccio bombetto lì. British Raj dannata qua attaccarlo. Qua tanto non possono fare nulla, qua non si può attaccare. C'è solo la strada per Burma. Bene. Madonna, devo spammare questo come se non ci fosse un domani! Non c'è più un domani, c'è solo un dopodomani. Take all state and turn. Done. Ok, direi che per questo episodio è tutto. Questi mi sembrano di nuovo abbastanza... Dov'è la capitale? Ce l'hanno qua, quindi... Falkenhausen li portiamo qua. Tu vai su a nord. E tu... E tu mi stai qua giù. Perfetto. Chinese Panzer. Cosa ci dà Chinese Panzer? Sino Germany più uno Armor Technology mi piace, per così recuperiamo un po' il gap. Poi prossime ricerche che stanno finendo. A breve ne finiranno. A breve è un cacchio. Dobbiamo ricercare un po' di... Siamo indietrissimo delle support companies. Siamo indietrissimo, non abbiamo niente. Assolutamente ricercarle e andare a boostarle, quantomeno a metterle dentro. Italia finalmente riesce nella impresa di prendere la Grecia. Bravi loro, adesso il prossimo passo è Suez, qua si sta combattendo in Africa, vabbè. Non c'è male, non c'è male. Qua dobbiamo attaccare la Francia perché la Francia ha risorse preziose. Perché tu mi dici che ne abbiamo poche qua? Non comprendo. Non comprendo perché dovrei averne... Ah, distrutte, abbiamo le infrastrutture danneggiate momentaneamente. Piano piano si... Siamo stati un po' cattivi con loro a sto punto. Siamo stati molto cattivi. Iniziamo a fare qualche dockyard. Storia di fabbrica per il momento ne abbiamo. Iniziamo a fare qualche dockyard sulla costa perché la flotta prima o poi ci tornerà utile. Non so se convenga attaccare immediatamente la Gran Bretagna, comunque. Comunque noi facciamo così e non ci poniamo a prima. Manpower direi che ne abbiamo. Manpower, vabbè, siamo la Cina, quindi... Stay tuned, non abbiamo i core su questa roba? Cos'è sta stronzata? È tutta Cina. Io sono la Cina, quindi devo avere i core. Promises of Peace, sì, fidati. Believe, believer! Niente, direi che per questo episodio è tutto, un saluto a tutti e alla prossima, ciao ciao!